andrà comunque governato e io mi permetto di aggiungere anche raccontato nella massima trasparenza, perché se si vuole evitare che quel 42% di persone non d'accordo, comunque non particolarmente propense all'accoglienza, diventi anche manifestamente ostile, forse no, sarebbe il caso di essere il più trasparenti possibile. Ma io accolgo molto volentieri questa sua sollecitazione, perché si tratta di comprendere effettivamente quale sia la dinamica di questo fenomeno. Io vorrei innanzitutto però partire da un dato. I profughi afghani sono, prima della presa del potere da parte dei talebani, sono già oltre 2 milioni. Ce ne sono 1,5 milioni in Pakistan, ce ne sono circa 800.000 in Iran solamente nel periodo fino al 2020, e questo vuol dire che l'emergenza umanitaria, che è quella di essere fuggiti già dalle zone che erano controllate dai talebani, ma anche da condizioni di fame, perché c'è stata una enorme siccità e carestia nel corso di questo periodo, rappresenta una catastrofe umanitaria indipendente, anche se vogliamo, da quello che sta succedendo in questo momento. Oggi ci siamo trovati di fronte ad un'ulteriore questione, che è quella che io vorrei sintetizzare così. Coloro i quali ci hanno aiutato a rimanere per 20 anni lì, e quindi senza i quali noi non avremmo potuto continuare realmente ad essere presenti su quel territorio, a Kabul, a Herat, a Jalalabad, ovunque sia stata la presenza militare e civile dell'Occidente, oggi, per il fatto di averci aiutati, sono dei perseguitati politici. Quindi non è semplicemente una questione di gestione numerica. C'è una responsabilità da parte dell'Occidente che è quella di aver affrontato questi 20 anni con degli aiuti sostanziali nella costruzione anche di una classe media, perché è evidente che c'è stato questo tipo di rapporto e che oggi ovviamente rischiano direttamente la vita, perché magari hanno fatto gli interpreti agli italiani, agli statunitensi, agli inglesi. Insomma, noi siamo in questo momento responsabili per la loro incolumità. Si tratta innanzitutto di capire questo, perché il fenomeno migratorio come fenomeno generale va certamente governato, e io spero che l'Italia si adegui rapidamente anche alla sottoscrizione del Migration Compact, che è una struttura che vede proprio l'obiettivo della regolamentazione dei flussi migratori a livello mondiale. Ma rispetto a questi, io onestamente sono assolutamente ammirato di quello che ha fatto la signora Foglia e di tutti coloro i quali si rendono conto che in questo momento non è che stiamo semplicemente realizzando un'operazione di bontà, ma stiamo dando un risarcimento per quello che è stato fatto nel corso di questi anni. Da questo punto di vista io considero illuminanti le parole del Presidente della Repubblica, che giustamente ha detto: non è che potete dire bisogna preservare i diritti civili in Afghanistan e dall'altro lato ritenere che sia impossibile dare l'accoglienza, a partire da quelli che sono già in Europa, perché ci sono circa 200.000 afghani già in Europa. I dati del nostro sondaggio la sorprendono o se li aspettava? Non mi sorprendono, purtroppo, perché nel corso di questi anni è stata alimentata una propaganda che ha mistificato i fenomeni migratori, ne ha enfatizzato la portata quando un paese occidentale e l'Unione Europea, non solo in Italia, diciamo così, avrebbero potuto gestirli in maniera più trasparente, come diceva lei, e anche più efficiente, perché comunque il sistema di accoglienza ha fatto acqua molte volte e da tante parti, e quindi io ritengo che sia, diciamo, frutto soprattutto della disinformazione. Per questo mi piaceva partire dalla sua sollecitazione sulla trasparenza, perché
nel momento in cui si ha una responsabilità per salvare la vita di queste persone, in particolare delle donne, e poi si portano nei paesi occidentali, compreso l'Italia, il sistema dell'accoglienza deve essere un sistema pronto all'integrazione, e in questo senso io credo che si debba dire che cosa si fa, esatto, senza cercare anche perché di, davvero se c'è uno spazio cancellare in cui... le prove, ecco. Ecco, Galli, onorevole Galli, la proposta della Lega